Ciao a tutti, io vi voglio raccontare un aneddoto relativo sempre allo Sblocca Italia. Abbiamo fatto 3 notti in commissione, ci davamo il cambio, però diciamo c'erano alcune persone che erano più presenti di altre, ovviamente perché c'erano dei temi che sentivano più propri. E cose dello Sblocca Italia, ovviamente quegli inceneritori, insomma chi vive in queste regioni come la nostra, l'Abruzzo, le Marche, la Sicilia, dove la Calabria, dove vogliono comunque fare queste perforazioni, ovviamente era più emotivamente portato a stare in commissione fino alle 5 del mattino. E l'ultimo giorno hanno portato un emendamento, era le 3 di notte, un emendamento bollinato, quindi il relatore l'ha visto perché era fatto dal governo, gli ha messo il numero e l'ha reputato ammissibile. Abbiamo fatto un casino perché loro aspettavano ovviamente quando l'attenzione è più bassa per far passare le porcate, c'era un emendamento che era ancora peggiore degli articoli scritti. E se non ci fossimo stati noi, oggi anche quello sarebbe legge. Era un emendamento proposto dal governo che dice che tutte le attrezzature, i mezzi di trasporto di combustibili fossili sono strategicamente importanti per questo paese, e quindi per realizzare magari il tratto del TAP che va da Melendugno fino a Mesagne, anche quello potrebbe essere tranquillamente presidiato dall'esercito. Allora fanno queste porcate ancora peggiori di quelle che abbiamo visto nello Sblocca Italia con una tale facilità, e noi abbiamo chiesto: mi scusi Presidente Realacci della Commissione Ambiente, Presidente di Lega Ambiente, ma l'hai visto? Sì, l'ho dichiarato ammissibile, ma non l'ho letto. Ma se il Presidente della Commissione sta facendo un decreto che è il peggiore di questa legislatura, hai la responsabilità di guardare gli emendamenti, leggerli e valutare se sono ammissibili, perché poi i nostri, guarda caso, sono sempre inammissibili, quelli che cercano di migliorare le cose. E quindi addirittura i deputati del PD hanno fatto la finta di arrabbiarsi perché non erano stati avvisati che il governo del PD faceva questa quest'ulteriore mossa, e quindi fanno queste porcate, non riesco a definirle in altra maniera, alla luce del sole, senza preoccuparsi di nulla, con disinvoltura, così, con una totale nonchalance, e rimaniamo veramente stupiti, ormai senza parole, del fatto che queste persone non hanno più alcuna remora. È caduta il senso di vergogna, il senso di volersi confrontare, perché come hanno detto i miei colleghi, stanno mettendo fiducia, vanno avanti a decreti, ti dicono che il Parlamento non funziona perché il problema sono le due Camere, quando non è vero, perché noi abbiamo una settimana, ogni settimana abbiamo un decreto nuovo da discutere, i tempi sono contingentati, ci hanno dato un minuto per illustrare gli emendamenti, e Stelle, io ve lo voglio ricordare perché magari qualcuno dice che se il Partito Democratico oggi stava manifestando a Santa Maria di Leuca contro le trivellazioni, magari è onesto, magari ci sono alcune persone tra loro che effettivamente sono coerenti, perché magari durante il voto di fiducia non votano, preferiscono risultare assenti nel voto finale piuttosto che escono dalla stanza, dall'aula. No, queste persone sono le peggiori, perché sul territorio vi dimostrano che loro sono contro, ma non hanno la volontà e la forza di opporsi al sistema di cui fanno parte. Questa è la verità. Perché io sono stato chiamato, come tutti gli altri colleghi pugliesi, al Consiglio regionale qualche giorno fa. Si dovevano discutere di due cose, dello Sblocca Italia, quindi degli articoli 36, 37 e 38, e poi anche delle emittenti televisive che stanno chiudendo, quelle piccole locali. E ovviamente sono state invitate alcune associazioni, c'era il WWF, c'era Lega Ambiente, c'era Greenpeace, c'erano tante anche belle realtà, comitati di persone che si mettono insieme per darci contributi. Ebbene, anche in consiglio regionale, anche se fosse, cioè, era una seduta informale, c'era l'onorevole Pannarale di SEL che diceva che loro si sono opposti allo Sblocca Italia. È falso! Perché in commissione io c'ero per 3 notti e loro non hanno fatto alcun intervento sui nostri emendamenti per fare ostruzionismo.
siamo arrivati a un pelo, potevamo farlo decadere se ci fossero state altre forze politiche in Parlamento che veramente si volevano opporre. E invece no, loro stavano zitti, al massimo hanno illustrato qualche loro emendamento, e noi intervenevamo sui nostri emendamenti e anche su quelli altrui, perché per noi era importante guadagnare quel poco di tempo. Poi viviamo in un, come dire, con un Parlamento che paradossalmente è così fatto da persone impreparate, incompetenti, che non hanno voglia di studiare e di pigiare soltanto un bottone, che fanno ostruzionismo a se stessi. Vi racconto anche un altro aneddoto che è successo quelle notti. Solitamente ogni decreto deve essere accompagnato da due relazioni, l'analisi tecnico-normativa e un altro documento di valutazione di impatto sulla legislatura esistente. Questi due documenti devono essere presentati al Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio dei Ministri emana il decreto, perché il Consiglio dei Ministri deve avere questi due documenti per poter valutare l'impatto che queste nuove norme hanno sulla legislazione vigente. Nonostante questi due documenti mancassero, e sono fondamentali, sono previsti da legge, hanno assegnato il provvedimento alla Camera, l'hanno assegnato alla Commissione, la Commissione ha cominciato la discussione, ha cominciato anche la votazione degli emendamenti, mancando queste due relazioni, quindi in uno stato totalmente di illegalità, di illegittimità. Questo è lo stato in cui ci troviamo. Ed è scandaloso che vanno in televisione a dire che siamo uno stato democratico. Non siamo uno stato democratico, perché quando una persona, un comitato d'affari, decide del futuro di milioni di persone per i prossimi 30 anni, non siamo più in una democrazia. Non c'è altra spiegazione. Io non voglio fare la solita, come dire, la solita frittata ritrita di Napolitano a rieletto due volte, ma è evidente che c'è qualche cosa che non va. Facciamo una cosa di buon senso, come quella di far decidere i cittadini se una persona che perlomeno ha tutti i requisiti minimi previsti dalla legge possa essere eleggibile alla Corte Costituzionale. E parlano di asse, di alleanza con il PD, non c'è mai stata nessuna alleanza e non ci sarà mai, perché siamo geneticamente diversi da loro, geneticamente diversi. Io tornerò dall'altra parte e sta succedendo una cosa bellissima, perché poi succede così, quando c'è una crisi, come quando c'è un incendio, vedi anche un fenomeno bellissimo, che è quello delle nuove piante che germogliano. Oggi vedere dei ragazzi, dei cittadini, prendere in mano un microfono dopo che hanno aperto un decreto, se lo sono letto, se lo sono studiato, è una cosa che io non avevo mai visto, non l'avevo fatto ovviamente neanche io mai prima, e sono contento che queste cose stiano accadendo. E quanto più loro si arroccheranno con il loro potere, tanto più starà forte il fermento delle persone che si vogliono opporre a questo arroccamento. Quindi è una battaglia questa, non è la guerra. La guerra ancora si può vincere, si deve vincere, la dobbiamo vincere insieme. Ciao.